Tu sai chi sono? No. Pensavo che i ripugnanti non avessero nomi. Seguiamo il cammino. I miei seguaci. Tutti loro hanno rinunciato ai propri nomi. Tranne io. Per ora. Carlos. Ho ottenuto il nome e anche i ricordi di quando tu e Boozer e Jersey Jim mi bloccavate e Jack mi piantava una fiamma sulla schiena. Oh sì, ricordo le grida, tranquillo. Ricordo un'altra lezione che appresi quel giorno. Tante. Tutto ciò che sei. Ciò che ti rende l'individuo che sei. Oh, puoi cancellarlo col fuoco. Finché non resta nient'altro che il tuo nome. Ecco cosa sono i furiosi. Un'altra lezione. Per questo motivo dobbiamo essere proprio come loro. Perché? Vogliamo farlo o vuoi uccidermi a parole? Oh, allora vogliamo farlo? Dico, Saint John. Ma non lo faremo da soli, dico bene. No, no! Noi non potremo mai farlo senza il nostro Boozer, giusto? Dobbiamo chiudere il cerchio insieme, tutti e tre. Avanti! No! Sì! Uno di meno. E ora? Ancora una decina? Forse di più. Ma chi l'avrebbe mai detto? Proprio noi tre! Tu, io e Boozer ancora vivi. Riuniti assieme qui, alla fine del mondo. Che cazzo hai fatto? Oh, lui non è qui. Ma arriverà. Molto presto. Sei davvero tu? Li ho visti portarti dentro. Lisa. No. Non mi chiamo così. Segua il cammino. Non ho più un nome adesso. Noi non lo abbiamo. Tutti quelli a cui volevo bene sono morti. Lisa. Sai perché? Vogliamo diventare come loro. Come i furiosi. No. Perché loro non ricordano ciò che hanno perso. Chi hanno perso.
Lisa. Lo incidiamo. Per il corpo è un vacuo ricettacolo. Lo incidiamo per redimerti. Lo farò dimenticare. Se mi vedessero, mi sembrerebbero vivo noi. Ti illuminerò. Lasciati andare. Annullati di nuovo. Unicamente, sì. Lasciati andare. Sprofonda nel vuoto dell'unicamente. Sentilo. Il dolore strapperà. Recuperare la mia Senti il dolore. Lasciati andare. Una passeggiata. Farò, non si può non vederlo. Faccio uscire di qui.
Tranquillo. Ho una domanda. Come funziona? Trascinate qui le persone e fate le vostre schifezze. Poi le derubate. Quei resti li gettate nel falò qui fuori. È questo che fate? Cristo santo. Oh, ciao. Ah, sì. Ho un'altra domanda. Dov'è il mio gilet? Cosa? Il mio gilet, la giacca di pelle, la mia cazzo di giacca. Chi l'ha presa? Non lo so. Ok. Aspetta, è andato via. L'ha preso e se n'è andato un attimo fa. Unisciti a noi. Ci sono. Ok, vediamo. Che succede qui? Da che parte? Si è mosso da poco. Sono freschi. Ehi. Fammi un favore. Levatelo. Recideremo la tua anima! Grazie. Cedi all'oblio. C'è qualcosa lì dentro. Gli smarriti sono vicini. Non sarete mai prescelti. Perché cazzo ti obbligo, stronzo! Lisa, Lisa, ascoltami. Ok, sanno che mi hai liberato, quindi non sei più al sicuro. Vieni con me. No! Bene, non venire con me, ma non puoi stare qui. Devi scappare o ti uccideranno. Questo lo capisci? Vai! Corri più veloce che puoi, lontano dalle strade, e non fermarti mai. Vai. L'unica mente.
Boozer, mi senti? Boozer, se mi ricevi, ascolta, è stato schizzo, mi ha venduto. I ripugnanti, Boozer, stanno arrivando. Avverti Iron Mike. Nessuno in ascolto! Letizia The Lost Lake! Cazzo! Eccola, eccola! È ancora lì. Boozer! Mi ricevi? Ricky, campo di Lost Lake, c'è nessuno? Ricky? Sì, sono io. No, aspetta! Ricky, i ripugnanti vogliono Boozer. Dick, no. Ehi, e Deacon, non sparate. Iron Mike ci ha mandati a cercarti. Ripugnanti! Andate, vi proteggo io! Mi ha preso! Dobbiamo tornare a campo, niente paura, me la cavo! Dobbiamo fermarli! Siamo quasi, dobbiamo separarci all'ingresso a est, capito? Al ponte principale! Io farò un'altra strada lungo il ponte pedonale, dalla palude. Qualcuno dica a Boozer che i ripugnanti sono sulle sue tracce, chiaro? Ricevuto. Ehi, St. John. Buona fortuna. Buona fortuna, è il primo che incontra quel bastardo di schizzo lo uccida. Ok, vedi quella torre? Voglio che tu salga lassù e ti stenda a terra. Se arriva un ripugnante, fagli saltare la testa. Intanto io cerco i tuoi amici. Capito? Ok. Vai. Ok. Arrivano!
fatto mio stesso. Conoscete Nicole, vero? Ok, statemi a sentire. Andate a ovest, al ponte pedonale. È nella torre di guardia, andate a darle una mano. Nessun altro ripugnante deve passare dalla palude, è chiaro? Dio ti benedica, quanto ho pregato. Bene, ora andate, forza! Grazie. Bene, Nicole, ho fatto la mia parte. Ora tocca a te. Maledizione, Ricky! Andiamo! Eccola. No! Lasciala andare, ti prego! Non... Sì,
siete smarriti! Tutti! No! Mettete giù le armi! È finita! Dovevi restare al sicuro. Io chiedevo un aiuto, non potevo lasciarli morire. Aspettate un attimo, che cosa ti ho molestato? È finita! Iron Mike ha negoziato una tregua. Come cosa? Ma che cazzo succede? Andiamo a scoprirlo. Stai bene? Vieni. Mi spiace. Per tutto. Oddio, anche a me. Mike, è tutto un malinteso, credimi. Vogliono solo... Attaccano il mio campo. Massacrano la mia gente e tu lo chiami un malinteso? Cosa, avete infranto i patti, invaso le nostre terre, andavano rubato spartite, le scarpe... Andavano spartite, bugiardo figlio di puttana! Mike, ascoltami! Ho stretto un accordo! Ehi, no! Giù le armi! Cristo, su. Ok, schizzo, sentiamo questo accordo. Cristo santo, aspetta! Perché non glielo dici? Raccontagli come tu ci hai venduti a loro. Cosa cazzo vuoi da me? Oh, porca troia, adesso basta, schizzo. Confessa tutto o ti taglio la gola. Ok. D'accordo! Ho stretto un patto con Carlos, ok? Mike? Ma non era... Non volevo vendere il campo, te lo giuro. Riguardava solo loro due, lui e Boozer. Non vuole nessun altro, solo loro. Sì, e ti sembra che funzioni? L'ho fatto per salvare il campo, Mike. Per rimettere a posto le cose, a ristabilire la tregua che ha rotto. Mike. Dick. Felice di vederti, ma... Lascialo andare. Dick. No. Ok. Ok, allora. È vero quello che dice riguardo all'accordo? Gli smarriti mentono. Sì. È vero. Ok. Quindi vi diamo Dick e William. I Biker Boys o come diavolo si chiamano? E voi lasciate perdere Lost Lake? Riposerete in pace. Vi do la mia parola. E vale qualcosa, vero? La tua parola. Guru dittatore di sto grandissimo cazzo! Ehi, calma! Noi veniamo sotto un vessillo di pace! In culo la tua pace! Questo è il mio campo! È la mia gente! Non venite qui con le mani insanguinate e il vessillo di pace dettate condizioni! Non a me! Non mi importa cosa hanno fatto questi ragazzi o perché voi li vogliate, ma non sperare che te li consegni. Mike, ti prego, un accordo. No, l'accordo è questo. Carlos. E non potrai contrattare. Prendi i tuoi uomini e vattene subito da Lost Lake. Datemeli da qui. O preparati a morire. Proprio qui. È proprio ora. Merda. Rinnoviamo la tregua. Ma è scaduta. Per quanto mi riguarda. Figlio di puttana! D'accordo. Scortateli fuori dal mio accampamento. Ehi tu. Non finisce qui, Carlos. Cedi all'oblio, fratello. Dick, fatti da parte. Fatti da parte! Mike, volevo solo dirti che... Chiudetelo in cella. No, cazzo, lui è nostro. Lascialo subito! Continua a ripetermi, ma voi... non volete ascoltare! Non è così che funziona in questo campo! Non barattiamo vite umane e soprattutto non uccidiamo a sangue freddo! Portatelo via.
Giù le mani. Ha diritto a un processo equo, come in ogni società civile. E sconterà la pena che merita. Non sono pentito, Mike. Non lo sono. Porca puttana, ho provato a salvare questo campo. I ripugnanti torneranno. Carlos non si fermerà. Capito? Non è finita! Hai visto chi era? Jesse. Già, comandare una setta di schizzati nel piano dell'Apocalisse non gli basta. Vuole anche vendicarsi. Quello stronzo figlio di puttana. Già. Per me ci sta addosso da un pezzo. Quella notte al Crazy Willy i ripugnanti non hanno attaccato per caso. E Schizzo voleva venderci a lui? Dove l'hanno portato? Se lo trovo gli spezzo lasso del collo. Aspetta, lascia perdere Schizzo per ora. Prendi un po' di armi, qualche molotov e tutte le munizioni che puoi. Perché? Che vuoi fare? E so già sì, che sarà una pessima idea. Ma andremo lo stesso. Devo recuperare gli esplosivi dal capanno e la miccia dall'alloggio di Schizzo. Aspettami al ponte. Ti spiego tutto in viaggio. E sei con me, amico? Sì. Oh, sì. Oh, my God.